situazione un po' particolare. Credo che per uno sportivo giocare a porte chiuse sia la cosa più brutta del mondo. A mio parere non ha nessun senso, però ci adeguiamo alle regole. Cercheremo di farci trovare pronti. Sappiamo benissimo che è un impegno per lo stato in cui siamo noi ora un po' proibitivo, servirà una Pallacanestro Trapani al massimo della forma e potrebbe non bastare. Arriva la capolista che è prima dalla prima giornata, che merita di stare dove sta, che ha cambiato roster e aggiunto giocatori nuovi tipo Busciati durante l'anno, sono 11 giocatori. 10 che giocherebbero in quintetto in qualsiasi squadra di A2. Caratteristiche fisiche importanti, atletiche, tecniche, molto difficile capire dove e come poterli fermare. Direi che bisogna avere un impatto fisico, cercare di pareggiare la loro fisicità per tutti i 40 minuti, perché sono veramente grossi in tutti i ruoli. E squadre in A2 con profondità così ce ne sono poche. Guardiamo in casa nostra, ci eravamo lasciati un po' di tempo fa con dei problemi fisici, dal tuo attacco capisco che ancora evidentemente qualcosa non è perfetto. Come sono andate queste 2 settimane di allenamento? No, i ragazzi sono allenati molto molto bene. È ovvio che abbiamo dovuto cambiare in corsa la programmazione perché sembrava che anche questa domenica non si dovesse giocare, quindi abbiamo dovuto fare dei cambiamenti a inizio settimana. Non so se avrò tutto il roster a disposizione domenica, credo di no. E niente, però chi si è allenato l'ha fatto molto molto bene. Grazie.